Ciao a tutti e bentornati sul canale. Vi voglio proporre una nuova ricetta tratta dalle ricette di Anna in casa, un canale Google Plus, Instagram e anche su Facebook. Vi lascio il link di Anna giù nell'info box. Approfitto per salutare Anna, ciao Anna. E ho realizzato le sue chiacchiere al forno. La mia versione è ovviamente una versione lactose free. Vi lascio la ricetta e buona visione, ciao! Gli ingredienti per realizzare le chiacchiere al forno sono 120 g di farina, 10 g di zucchero di canna, un pizzico di sale, 10 g di burro da fondere, un cucchiaino di estratto di vaniglia, un cucchiaio di vino bianco e un uovo intero. Vediamo ora come è semplice realizzare le chiacchiere. Verso tutti gli ingredienti in una ciotola capiente. E creo l'impasto con le mani fino ad ottenere un bel panetto omogeneo. Lo passo poi su un piano da lavoro cosparso di farina e continuo a lavorarlo sempre a mano senza l'utilizzo di nessun macchinario. Prendo la ciotola con cui ho impastato prima, la cospargo di farina e lascio che il panetto riposi in frigo per almeno 30 minuti. Trascorso il tempo di riposo, prendo il mio bel panetto e lo stendo a mano con un mattarello, sempre su una spianatoia infarinata. Si può ovviamente, si dovrebbe usare la macchinetta per la pasta, la sfogliatrice, ma io in questo momento non la ho in casa, quindi procedo a mano e si può fare tranquillamente anche a mano, come potete vedere. L'importante è creare una sfoglia abbastanza sottile, il più sottile che si riesce e che non deve ovviamente strapparsi. Taglio ora dei rettangoli e li incido al centro in modo che in cottura, quando si gonfieranno un po', non si creano delle crepe. E poi ovviamente quel taglio mi servirà anche per dargli una forma particolare alla mia chiacchiera. Dispongo tutte le chiacchiere che ho creato su una leccarda ricoperta, rivestita di carta forno e lascio che riposino in frigorifero per almeno 5 minuti. Dopodiché le inforno a 200 gradi circa per 8-10 minuti. Ovviamente i tempi di cottura e la temperatura del forno variano di forno in forno. Per la cottura delle chiacchiere ci vorrà davvero pochissimo tempo, bisogna stare lì e controllarle proprio a vista. Come è successo a me, si gonfieranno, faranno delle piccole bollicine e poi potremo sfornarle. Io ora le cospargo di zucchero a velo, abbondante zucchero a velo, e voilà! Io sono davvero soddisfatta, ho ottenuto un buon risultato, mi sono piaciute anche al gusto.
Se non vi piace l'idea dell'utilizzo del vino, si può sostituire con un liquore all'ancia, per esempio, oppure anche con un po' d'acqua, e sono davvero semplicissime da realizzare. Il mio video termina qui, spero che vi sia piaciuto, quindi lasciatemi tanti pollici in su e vi ricordo di iscrivervi al canale. Vi lascio giù nell'info box tutti i link ai miei canali social e anche i link al canale di Anna in casa. Ciao e alla prossima!